mio canale. Allora, oggi nuovo video, cambio di postazione, sono in camera mia, ogni tanto vedete che cambio, non ci fate caso. Comunque, nuova postazione e niente, oggi andremo a fare questo tag che l'ho visto sul canale di Crafty Mary. Ciao tesoro, un bacione grandissimo, però l'ha ideato Ambra Stella, quindi Ambra Stella un bacione grande anche a te. Le domande sono 10 e questo tag si chiama video tag cuore peloso, quindi parliamo dei nostri amici animali e sono 10 domande. Dopo fine cioè quando dopo caricherò editerò il video, comunque sotto l'info box vi lascerò comunque le domande eccetera. Allora iniziamo subito con la prima domanda: quanti amici pelosi possiedi e quali? Allora, io possiedo solo un animale che è il cane, che è la mia cagnolina, che si chiama Lady, e adesso a marzo ne fa 4 anni. È un incrocio tra un volpino, l'altra razza non lo so. Seconda domanda: qual è stato il tuo primo, cioè qual è stato il tuo amico, il primo insomma, che hai avuto peloso? O maschio o femmina, qui dice, no? Vabbè, qual è stato, qual è stata la tua amica o il tuo amico peloso, no? Allora, il primo animale che io ho avuto è stato sempre un cagnolino, era un volpino proprio di razza pura, si chiamava Sheila. Mia mamma l'aveva preso che era una piccolina così, ma io ancora dovevo nascere, mia madre era incinta di me, quindi io alla fine sono cresciuta con Sheila, con questa mia cagnolina, e niente, dopo alla fine lei mi è morta con tumore, e poi erano venute tutte tipo tutte tozze, tutte bolle, insomma un casino, e non si poteva fare niente. Mi era portata al veterinario, ho detto che non si poteva fare niente eccetera eccetera. Allora mia madre, proprio gli ultimi mesi di vita che mancavano, l'ha fatta scialare, gli ha dato tipo la cioccolata, sta roba qua, no? Cioè non è che la stavano gonfiando di cioccolata, però dato che comunque cani non si dà, perché comunque la cioccolata fa male, infatti Mare non si è mai azzardata a darglielo, però l'ultimo, dato sapendo che comunque doveva morire, l'ha fatta godere un po', praticamente insomma gli ha dato un po' di cioccolata così. Dopo alla fine l'ha portata lì dal veterinario a fare la puntura, quella lì per farla morire, però mia madre non c'è andata, c'è andato mio padre perché stava proprio malissimo mamma e non se la sentiva proprio, e anche perché era molto attaccata a Sheila. Io anche, soltanto che ero piccola, quindi non c'è avuto tutto attaccamento all'inizio, perciò mi è cascato il telefono, bene, scusatemi. Sto leggendo le domande su Huawei, il bello della diretta. E stavo dicendo, ah, io pensavo più a giocare eccetera eccetera, non ci stavo a pensare, stai tanto dietro, sì, la baciavo, la carezzavo, sì, però più di tanto non ci stavo, insomma ero piccola, pensavo più a giocare, ecco. Quindi il primo animale è stato lei, Sheila. Terza domanda: croccantini, bocconcini o cibo fresco di casa? Tutti e tre. Io sono del parere che comunque le scatolette di carne, anche se prendi tipo la Purina come marca, che io ho quella lì delle crocchette che lei la mangia, che gli piacciono perché sono veramente buone, penso, non lo so, a me non mi piace, però dovrebbero essere buone, comunque Purina è una buona marca. Le crocchette gli prendo la Purina, i bocconcini gli prendo le scatolette lì al Lidl. E per quanto riguarda casa, lei tanto ghiotta del pollo, il pollo proprio il suo piatto preferito, proprio ne mangia, anche se piena se ne mangerebbe a quintali. Comunque gli diamo anche le cose nostre, ovviamente. Io posso di parere che comunque i cani farebbero meglio molto la roba nostra, ovviamente, le cose che possono mangiare, tipo come il pollo, queste cose così. E niente, però di solito sì, do o le crocchette o bocconcini, dopo quando capita le cose nostre, io do le cose nostre da mangiare. Infatti ogni tanto quando facciamo il pollo, c'è tutti quei pezzi che rimangono, tipo la pelle del pollo, anche la carne, il petto e tutto. Se lo lasciamo lì, per esempio, che non mangia più nessuno, insomma, cavanza, si fa una bella scorpacciata, una bella ciotoletta piena quasi di pollo, e lei sta al top proprio. Comunque sì, tutti e tre gli diamo. Cioè sia croccantini, bocconcini che le cose nostre. Secondo me gli farebbero meglio le cose nostre che scatolette. Sa che cacchio ci metteranno dentro, anche se prendi una buona marca comunque. Poi non lo so. Però io preferisco più dai la roba mia in teoria. Però quando c'è, se non c'è, cosa io do all'insalata, non me la mangia. Poi, quarta domanda. Cani o gatti? Vestiti sì, vestiti no. Allora, io so più sui vestiti no. Sia sui cani, sia sui gatti.
Perché comunque, cioè, la loro natura è quella, no? Hanno la pelliccia e tutto, certo, sentono freddo anche loro, comunque vuoi non vuoi, anche se mi prendi un San Bernardo con tutto quel pelo, comunque penso che sentirebbero freddo anche loro, penso. Dopo quelli, va bene, sono proprio adatti, sta proprio in te la neve, no? Adesso ho detto San Bernardo così proprio, mi è venuto in mente tutte queste cose qui. E quindi penso che sono anche abituati. Cioè, perché devi dare una cosa scomoda al camion e poi mette niente che dà fastidio tutto, quindi niente. Casomai potevo prendere, acquistare quei cappottini, quelli trasparenti per la pioggia, non mi ricordo come si chiamano. Quelli lì per la pioggia, almeno per non farla bagnare, a meno che quando mi viene a casa non mi molla dappertutto. Però essa proprio non sopporta niente. E infatti quando dovesse piove che la porto in giro lo stesso, comunque famo un pezzo di giro, non tanto lungo, comunque piove, diluvia, la porto anche, la faccio mollare tutta, se mi può pure ammalà. Però prima di entrare dentro il caso io c'ho un asciugamino apposta per lei che l'asciugo tutta, anche le zampette, che così entra e sta a posto, insomma. Però io so più per no, non c'è senso per me mettere i cappottini, cazzi ammazzi, boh. Per me gli danno i fastidi, che è basta. Non lo so. È carini, perché li vedi carini tanto, però boh, pare una sofferenza che fai, non lo so. Quinta domanda: collare antipulci o gocce? Racconta la tua esperienza. Allora, io sono andata dall'infermiera, ma vada, sì, dall'infermiera, oddio, dalla veterinaria, mi ha dato le gocce, proprio quelle che costano un bel po', che non mi ricordo come cazzo si chiama, non mi ricordo mai niente. Che è buone poi come gocce per le antipulci, zanzare, queste robe qua, ma non gli ha fatto niente, niente, niente. E alla fine Roberto, ragazzo mio, ha visto su internet, abbiamo preso questi due collari, sia per il cane mio sia per il cane del ragazzo mio, e sono una bomba, che sono per antipulci, per zecche e per le zanzare. E infatti lei, lo cominciamo a mettere da giugno, mi pare che fino a ottobre, luglio, agosto, settembre, sì, 4-5 mesi, o verso maggio glielo mettiamo, non mi ricordo, che dura verso settembre, ottobre, comunque sto collare e sono una bomba veramente, non mi è mai successo niente, né pulci né niente di niente. Una volta le prendeva un sacco le pulci, adesso dopo quei collari lì, una bomba. Ogni anno lo compriamo, una volta all'anno, perché tanto dopo scade, ne dura 6 mesi, 5, quello che è. Dove sono arrivata? Cani o gatti, vestiti, sì, vestiti, no, l'ho detto, scusate un attimo, mi sono ballata, 5 collari, ok, sesta domanda, c'è un posto in particolare dove i tuoi pelosetti amano andare, se sì, quale? Allora, lei non è che c'è proprio un posto particolare, però ho notato che quando lo faccio uscire, tipo in piazza, oppure qua giù in Via Cambi, che c'è sta un parco proprio apposta per i cani, lì vedo che gli piace tantissimo. Gli piace quel posto lì, si diverte, poi lì la posso lasciare sciolta, non c'è nessuno, la lascio sciolta, che è una che scagnara. Quindi la lascio sciolta, eccetera, eccetera, e tiro la pallina, pure gioca così, a rincorre, ma io corro, se per correre dietro, no? Quello sì, gli piace tanto, quel posto lì, insomma. È una via che si chiama Via Cambi, che c'è sto parco dei cani dietro. La mattina presto, poi di solito non c'è mai nessuno, la porto lì. E è il posto che gli piace di più, quello che preferisce andare, ecco. Settima domanda. I tuoi pelosetti vanno d'accordo con altri animali e con le persone come si comportano? Con gli animali lei non ci va tanto d'accordo, con le persone nemmeno. Nel senso, allora, lei quando era con la presa cucciola, nei cani questi qua d'intorno ci va tutti d'accordo, perché comunque lei l'ha conosciuta da quando era cucciola, eccetera. Però quando la porto in giro è una rottura del cazzo sto cane. Vede una persona, babà o abbaia, poi sa cosa vuole fare, non fa niente, va lì, poi abbaia, casomai gli monta sopra, non è che gli muccica, basta. E quindi nemmeno dice la posso lasciare un attimo sciolta, perché rompe il coglione a tutto sto qua, quindi la posso lasciare sciolta e lo potevo pure fare, anche se fa così, però la gente, capito, rompe i coglioni la gente e stressa dopo, per carità, c'è quelli che poi se c'ha paura, eccetera, eccetera, quindi non mi azzardo a lasciare sciolta, dopo ci potrò pure a discorrere, non ho sinceramente proprio voglia. Però con altre persone va d'accordo, sì, poi sa, per esempio, faccio caso, quando passa una persona e si annusa l'odore. E sta certo sta zitta, certe volte non usa abbaia, boh, se vede che c'ha qualcosa, l'odore che non gli piace di quella persona, non lo so. E comunque così, però non è che con tutte le persone, con quelli che conosce, sia persone che animali, no, ci va d'accordissimo, gioca tranquilla, però con quelli che non conosce, va lì abbaia, ma poi 3 ore, poi quando vedo un cane grosso, come se state, che usciva la sera in piazza con Fiolo e altri amici miei, passava anche a quelli grossi, bau, 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 sempre abbaia, in continuazione, non si ferma, poi c'ha un abbaio acuto che dà fastidio un bel po'.
quando passa la gente, c'è sto cane e si abbaia in continuazione. Oh, abbaia finché non va via, finché non lo vede più, abbaia. Pensate, una rottura. Poi, sono arrivata alla sesta domanda. No, la settima domanda, ci cioè sto capendo che qui tutte domande attaccate, scusate, non sto vedendo quanto il telefono. Ottava domanda, sì. Come preferiscono giocare quando sono all'aperto e in casa? Allora, all'aperto ve l'ho detto, io tiro la pallina, oppure che ne so, io dico, Lady, sta lì ferma, non te muove, non te muove, questa sta ferma, aspetta, che mi allontano, dopo io faccio, corri, 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 io corro, io so, tacca, corri dietro, poi un fulmine, la devo chiamare fulmine, non Lady, perché corre veramente tanto. E invece dentro casa stessa roba, sempre a rincorrerci, così io sono, c'ho la pallina, gioco con la pallina, così, insomma. Poi, nona domanda. C'è un alimento in particolare che preferiscono? Sì, come ho detto prima, il pollo. Lei impazzisce per il pollo. Adora proprio. Innamorata. Ultima domanda, la decima. Quali sono i punti di forza dei tuoi plusetti? Quali sono invece le loro debolezze e paure? Allora, Lady, per quanto riguarda le paure, oppure dei temporali, quando sente boom, forte, s'accuccia, si mette lì vicino a me, c'ha proprio paura, se vede che mi chiede aiuto. E anche quando ci sono i fuochi d'artificio a Capodanno, ma quando era più piccola, lei ste paure non ce l'aveva proprio per niente, non gliene fregava proprio, stava tranquilla. Né dei temporali, né dei fuochi d'artificio, né di qualche botto, niente. Invece adesso, boh, sarà col cresce, non lo so. Quelle lì le sue paure, sì. Per quanto riguarda i suoi punti di forza, è molto coraggiosa. Allora, come ripeto, come il fatto di prima, che lei si vede un cane, abbaia un cane grosso. Poi lo vede, penso, essa, no? Che è più grosso di Lia. Però essa è tanto coraggiosa che gli può andare anche incontro. Essa si avvicina e abbaia, però fugge. Perché furba, fugge. E perché poi io dico, cacchia, abbai, che dopo te caghi addosso, c'è paura, no? Perché una volta poi si è attaccato con cane qua, era bello grosso, è bello grosso. Che praticamente io Lady l'avevo lasciata un attimo sciolta. E sto cas, porca miseria, l'avevano lasciato sciolto, sto ca grosso, di sto signore. E poi di sto cane hanno detto tante lamentele, che comunque uno che moccica, però vuol dire, l'aveva lasciato prosciolto, lo so come il cane mio, la conosco bene, non va a moccicare la gente, te poi monta sopra, vai a mandare, fa niente. Vabbè, e questo era venuto, sto cane praticamente ha dato una moccicata a Lady della coscetta, però meno male che non gli ha fatto niente, e Lady furba che ha fatto, non ha attaccato subito, ha aspettato che il caser girava, dopo essere andata lì, è andata a moccicare anche lo stinco del cane, del polpaccio, insomma, e ha dato una piccola moccicatella dopo un te via. Io dopo sto cane ho fatto, oh, come così, mi si è fermato quando ha dato moccicata lì, dico, a casa, ma vuoi sbranare? E quindi il punto di forza è quello, molto coraggiosa, però per quanto riguarda, ecco, i temporali, i fuochi d'artificio, è molto debole, ed ha paura. Niente, allora, il video finisce qua. Io comunque, sotto info box vi lascerò tutte queste domande. Stato molto carino questo tag, mi piace molto quanto riguarda gli animali, è una roba che mi piace un bel po'. La tagga non dice niente, quindi lo taggo a tutti voi, spero che il video lo facciate, che è veramente carino per chi ha gli animali, ovviamente. Quindi mi raccomando, il tag, questo tag l'ha ideato a Marcella e l'ho visto sul canale di Crafty Mary, tesorino. Un bacione grande anche a Marcella. E mi è piaciuto molto queste domande, brava Ambra. Ho avuto delle bellissime idee come domande, mi piacciono veramente tanto. Io non ci avrei questa fantasia. Comunque, niente, io spero che questo tag vi sia piaciuto. È stato così, mettete pollice in su sotto al video se volete, mi commentate e noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao.